Io ho iniziato a collezionare le auto d'epoca quando avevo 18-19 anni e ho comprato la mia prima macchina, che era una Fiat Balilla, che ho iniziato a restaurare direttamente, solo che poi ho capito che era meglio che lo facessero gli esperti, e quindi fin dalla prima macchina ho fatto la regia, quindi ho sempre organizzato il lavoro dei restauratori. Secondo quello che riuscivo a trovare come documentazione, perché il filone della mia collezione è un filone particolare: solo auto italiane, solo prototipi, solo pezzi unici, che oggi, dopo tanti anni, hanno una loro storia. Ma quando ho iniziato io era difficile avere notizie, non si sapeva nu quasi nulla delle macchine che io possedevo. E devo dire che presentarle ai concorsi d'eleganza per me è stato importante perché sono riuscito a conoscere tante storie delle auto grazie agli amici, grazie ai vecchi designer, grazie ai costruttori che ci hanno dato delle informazioni. Il filone è sempre stato quello del prototipo, del pezzo unico, e tanti li ho comprati quando l'Alfa Romeo si è trasferita dal Portello e è andata ad Arese. Ecco, lì l'Alfa Romeo voleva vendere, voleva eliminare tante cose nei loro depositi, e io per fortuna sono riuscito a comprarle tramite il registro italiano Alfa Romeo. E lì mi sono concentrato ancora con più voglia ed emozione sui prototipi, sui pezzi unici. E devo dire che la sensazione che io ho quando ritrovo queste macchine uniche è veramente pazzesca e appagante. Grandissime soddisfazioni mi hanno dato, grandissime emozioni, e forse la più importante è quella quando a Firenze, per la prima volta nella storia delle auto d'epoca, sono state esposte in Piazza della Signoria. 10 mie macchine della collezione, grazie a Stefano Ricci, che era il presidente della Casa della Moda di Firenze, che ha voluto questa esposizione direttamente in Piazza della Signoria, ed è stato grazie al volere del Premier, che allora era Renzi. Scorrendo il libro vedo tanti successi, tanti ricordi, tante emozioni. Questa è la seconda Coppa d'Oro a Villa d'Este, questo è un premio a Firenze, il Best in Show a Unique, ma abbiamo delle manifestazioni a Ludwigsburg, a Baden-Baden, in Kuwait, ancora a Villa d'Este. E devo dire che è una grande emozione, una grande soddisfazione vedere il brand Italia, perché qui si passa dall'Alfa Romeo alla Lancia, De Tomaso, Cisitalia, quindi il brand Italia che è ben rappresentato con questa scelta coreografica, perché già i colori sono straordinari, ma anche per l'importanza delle vetture e per la loro storia, per quello che hanno significato nella storia dell'automobile. Quindi un grazie al museo, alla MAC che ci ospita, un grazie alla famiglia Myers, ma fatemi dire un grazie al mio amico Emanuele Bacchè.